siccome sono molto alta, esco fuori. Sono Adriana Dauden, vengo da Catania, non capisco, vi racconto. Domenica ho fatto il bagno perché era una giornata stupenda, ancora lì si riesce a fare il bagno. E sono un'avvocata, una giurista da tanto, tanto, tanto tempo. Quindi mi occupo, come si suol dire, di questioni di diritto. E vi voglio dire in proposito una cosa. Il diritto in realtà è la materia più semplice, più accessibile e più comprensibile da parte di tutti. Che ne diciamo noi avvocati, noi professori di diritto, che insomma lo facciamo per darci un certo ruolo. In realtà quel che è il diritto è, insomma, sono le regole che ci consentono di stare insieme, no? E sono quindi fondate su valori che tutti noi sentiamo dentro come necessari per vivere bene. Non è difficile leggere le norme, non è difficile capirle. Il legislatore a volte non aiuta a fare norme complicate, e tuttavia, ecco la prima indicazione che vi do, non bisogna mai avere paura o pensare, no? Che è materia per gli esperti. No, diritto è quello, è forse la cosa che appartiene proprio a tutti, sono le regole attraverso le quali possiamo stare insieme senza ammazzarci l'uno con l'altro, provando a costruire una vita personale e sociale buona. Per questo io non ho preoccupazione a dire sono un avvocato, sono una giurista, perché sono, certo, privilegiata, lo dico, perché in effetti conoscere le norme ti aiuta a muoverti nella realtà, no? Ti dà più forza, riconosci più facilmente le ingiustizie, ti trovi qualche strumento in più nelle mani per combattere le ingiustizie, no? Per riportare le cose un po' in ordine, come si suol dire. Quindi niente di speciale, niente di particolare, appartiene a tutti noi. Come io sono certissima, Loredana mi raccontava, vabbè, che faccio, non ho fatto, ma faccio la lotta alla mafia perché non l'abbiamo sconfitta. Abbiamo conseguito dei risultati, ma non l'abbiamo sconfitta, come voi ben sapete, e quindi dobbiamo continuare a farla, la lotta alla mafia. E io sono certa che se voi viveste nella mia terra fareste esattamente come ho fatto io, come hanno fatto i miei figli, no? Prendereste una posizione contro la violenza, contro la prepotenza, contro l'illegalità. Ma perché ce la dobbiamo sopportare? Ditemi voi. Ma perché ci dobbiamo assoggettare a costoro? È normale, anche questo è normale. Nella vita, e voi lo sapete già, io ho avuto la vostra età, però ora sto facendo un ripasso, perché sono nonna, e due dei miei quattro nipoti hanno la vostra età, quindi io già oggi mi sento a cavallo, perché loro mi stanno consentendo di capire meglio anche cose che io non avevo capito alla vostra stessa età, di ritornare sulla, anche su una storia vissuta. Quindi ritorno da qui, io sono del tutto convinta che appunto se voi viveste come me in Sicilia, a Catania, a Palermo, da qualunque altra parte, come fanno migliaia di vostri colleghi siciliani, calabresi, campani, cioè di quelle aree del paese in cui ancora questi poteri illegali, no, tengono le loro radici, tengono forti le loro radici, non solo organizzative, ma anche culturali, soprattutto culturali, valoriali. E voi sareste da questa parte. Perché vi dicevo, già voi sapete per l'età che avete, ed è giusto che ce lo ricordiamo in questo momento, all'inizio di
questo nostro incontro, e ora poi decidiamo dove sviluppare, giusto? Perché in breve dobbiamo provare a farlo diventare utile, perché se è inutile è una cosa bruttissima per tutti. Voi già sapete che la vita è una continua scelta, per fortuna. Quella che noi chiamiamo la nostra libertà, la nostra autonomia, che cosa significa? Che ciascuno di noi, per fortuna, questa è la più grande ricchezza della vita, no? Ogni momento può scegliere, decidere, certo non in assoluto, perché poi le condizioni, no, date limitano la tua possibilità di scelta a volte, però la nostra vita è fatta da questo, continuamente scegliamo cosa fare, cosa non fare, come farlo, come non farlo. Ecco, fare finta che ciò non esiste, no? Far finta che si può vivere senza scegliere è un'illusione che non paga, questo mi sento di dirvelo. È un'illusione che non paga. Anche chi non sceglie, io l'ho imparato in quella terra mia, che è una terra bellissima, ma anche dentro cui ci sono tante cose che non funzionano. Chi non sceglie, sceglie. Io non scelgo se stare con la mafia o contro la mafia, ho già scelto. Mi sto aiutando. Io non prendo posizione, sono dalla loro parte, credetemi, è così. Perché i poteri illegali e criminali in generale, non solo la mafia, tutti i poteri illegali e criminali, compresi quelli che si arricchiscono attraverso la corruzione, per dircela chiara, giusto? Costoro continuamente invece scelgono e provano a scegliere al posto nostro. Più sono i cittadini, giovani, meno giovani, femmine, maschi, che non scelgono, e più danno spazio a costoro di scegliere al posto nostro. Questo è sicuro. La verifica per me è data da questo, da questa esperienza quotidiana, nei momenti in cui la società civile, i cittadini semplici, hanno preso posizione contro la mafia, ad esempio, e la violenza, siamo riusciti ad indebolirli, abbiamo segnato dei passi, hanno avuto paura di uccidere, e invece quando noi eravamo ritornati a casa per un motivo o per un altro, no? Perché pensavamo che fosse passato, perché non ce la facevamo più, perché avevamo paura, loro si sono ringalluzziti e hanno ricominciato a sparare a quei pochi che si opponevano a loro. Se siamo molti ad opporci, ci possono ammazzare tutti, no? Ma se quei giudici, se quei giornalisti sono isolati, sono il bersaglio, lo diceva sempre Falcone. La tecnica è isolare e colpire. Allora, ritornando a noi, noi abbiamo per vivere pienamente la nostra sfera di libertà, che è ciò che rende la nostra vita degna di essere vissuta, per garantirci e difendere questa libertà e questa autonomia di ciascuno di noi e di noi tutti insieme, noi dobbiamo essere esplicitamente schierati contro chi tende a limitare questa nostra libertà e questa nostra autonomia. Contro chi esercita una prepotenza, un potere più forte. Chi delinque, chi uccide, chi corrompe. Prova a comandare sulle nostre vite, a decidere delle nostre vite. Attendiamo da tanto tempo che si realizzi una scuola nuova. Vi parlo di cose che sono accadute concretamente. E quella scuola in Sicilia non si riesce mai a farla, e quell'appalto resta bloccato. I ragazzi restano senza la scuola, la ragione per cui quella scuola non si fa
e che non si sono spartite le tangenti o che non hanno deciso tra di loro chi doveva vincere l'appalto, non secondo le regole, no? Che vince chi è in condizione di farlo meglio al minor prezzo possibile. Questa è la logica di un appalto pubblico. Ma siccome questa logica a loro non va bene, perché proprio se non per non sparare si devono mettere d'accordo tra di loro. Questo appalto a me, questo appalto a te, questo appalto a te, questo è quello che succede nella mia terra e non solo purtroppo. Cosa accade? Accade che non si fanno le scuole, accade che non si fanno le strade, accade che poi quando si fanno naturalmente si pagano il doppio. E il nostro resta un paese in affanno con un forte debito pubblico. L'Italia è un paese con un fortissimo debito pubblico e un'economia debole. Deve questo in grande percentuale all'estensione dell'economia illegale, malavitosa e dei corrotti. Quindi, ragazzi, noi che stiamo guardando, è una cosa, che qualche cosa dobbiamo fare tutti, perché non va bene così. Competitività, globalizzazione, competizione nella globalizzazione, ma come fa un paese? Che l'altro ieri un rapporto internazionale ci dice, io ho sofferto moltissimo di questo, perché lo vivo come un fallimento mio personale, visto che ho combattuto tutta la vita per questo. Dice che siamo il terzultimo paese in Europa in termini di corruzione. Ma è una cosa brutta questa, perché io conosco un sacco di gente invece per bene. E quindi consentiamo ad una minoranza di corrotti di trascinare il nostro paese non solo in quella che diciamo è una brutta classifica dal punto di vista etico, morale, no? Che immagine abbiamo? L'Italia dei corrotti, è brutto questo, ma è brutto anche perché è un paese quando ha lo spreco di risorse che deriva dalla corruzione, è un paese che non ce la fa a garantire lavoro ai suoi giovani, a garantire una qualità dell'istruzione. Perché noi quando i soldi sono pochi, i servizi pubblici deperiscono, no? È tutto un giro. Quindi noi abbiamo delle buone ragioni per interessarci di questa questione, perché ci riguarda personalmente. Abbiamo delle buone ragioni, individuali e collettive. Abbiamo delle buone, delle ottime ragioni per scegliere, per schierarci, per essere attivi contro ogni forma di illegalità, di violenza. Io non so se vi è capitato di sentire in quest'ultimo periodo parlare il giudice Cantone, che è anche in questo momento il responsabile dell'autorità nazionale anticorruzione, che ogni tanto questo povero Cantone, mi sembra che lo consideriamo una specie di superman, no? Non funzionano le cose, allora ora chiamiamo Cantone, non è così, Cantone da solo non fa niente. È bene che svolga. Però Cantone ha detto una cosa molto importante, che corrisponde esattamente alla verità. Ha detto state attenti, perché oggi lotta alle mafie, vecchie e nuove, quindi metteteci dentro Camorra, Andrangheta, metteteci mafie internazionali, no? Globalizzate, lotta alla mafia e lotta alla corruzione camminano assieme, perché la mafia usa lo strumento della corruzione per esercitare il proprio potere sulle risorse pubbliche, sulle istituzioni pubbliche. E perché, ascoltatemi, la corruzione consente poi alle mafie di riciclare il loro denaro. Allora, noi abbiamo delle ottime ragioni, tra meridionali, non meridionali, siciliani, marchigiani, voi vivete in una terra bella, bella, io lavoro da moltissimi anni per il mio lavoro di avvocato in questo territorio. Credo la prima volta sono venuta 20 anni fa. E quindi, no, e ho respirato un'aria buona. Questa è una terra buona, che ha una sua forza,
una sua integrità, non ve la fate levare. Non ve la fate levare. Non ve la fate levare. Perché è la vostra integrità. E l'integrità della vita delle persone e della vita delle comunità non è fatta dai divieti, non è garantita dalle sanzioni. L'integrità è fatta dall'entità, dalla qualità dei valori che circolano e dalla qualità delle relazioni che si fanno tra le persone, e le istituzioni. Qualità di valori, qualità di relazioni. Io lotto la mafia perché dentro l'organizzazione mafiosa e attraverso l'organizzazione mafiosa vengono veicolate nella società, nel sangue e nella vita delle persone valori pessimi: la prevaricazione, la subordinazione, il silenzio, l'omertà. Ma che cosa sono? Che roba è questa? Che roba è? Brutta roba, cibo pessimo. Non possiamo mangiare di questo cibo, ci ammaliamo. Guardate, io sono molto soddisfatta, per queste ragioni che vi ho appena detto, del fatto che quello che noi chiamiamo la legge anticorruzione o codice della trasparenza, che è una legge abbastanza recente, e poi vi dirò perché, non si chiama nell'intestazione, sapete che ogni legge c'è un titolo, no? E voi lo dovete considerare, il titolo della legge lo dovete considerare come il titolo di un articolo sul giornale. Il titolo tende a farvi capire in un colpo d'occhio, no? Con poche parole, ciò che poi l'autore vorrà dire nel testo dell'articolo. A volte leggiamo solo i titoli e siamo un po' informati perché abbiamo un'idea, perché i titoli hanno... Allora, anche i titoli delle leggi sono molto importanti. Questa legge, quando viene emanata, vi sto parlando della cosiddetta legge 190 del 2012, che è la prima legge anticorruzione, la famosa legge Severini, insomma, chiamatela come volete, questa prima legge, che quindi risale al 2012, non molto tempo fa, si chiama legge perché tende a garantire l'integrità e la legittimità della pubblica amministrazione. E come lo fa? Garantire... Allora, è importante, l'integrità è un valore essenziale per la nostra vita, per i cibi che assumiamo, no? Oggi tutti mangiamo cose integrali, perché? Cioè, perché vogliamo nutrirci di ciò di cui abbiamo bisogno. Allora, l'integrità è un valore per la vita di ogni persona, per la vita di una comunità, ma è essenziale per la pubblica amministrazione, che dentro la nostra vita, come individuo e come comunità, ha un ruolo. Ecco, questa è l'altra cosa della quale dobbiamo prendere coscienza, ma io penso che abbiamo tutti ampia coscienza. Io, diciamo, ne parlo perché ci serve nel ragionamento. Un mondo complicato, qual è quello nel quale viviamo, è un mondo nel quale ognuno di noi da solo è debole e fragile, non ce la può fare. Un mondo complesso, globalizzato, complicato qual è il nostro, ha bisogno invece che ciascuno di noi senta di potersi muovere, di vivere dentro una rete che lo sorregge, lo lega agli altri. Cos'è lo Stato? Lo Stato è questa rete. E la pubblica amministrazione cos'è? È la rete dei cittadini. È il complesso dei legami che legano i cittadini tra di loro e ad un territorio. Questo è lo stesso.
osservato. E che cos'è la pubblica amministrazione? È quello strumento che dà allo Stato, no? Gli strumenti per rispondere a quei bisogni a cui ogni cittadino da solo non può rispondere, il bisogno di istruzione. Tutti abbiamo bisogno di istruzione e di conoscenza, ma ognuno di noi è in condizione di darselo da solo? Attraverso internet ci illudiamo che sia così perché accediamo ad ogni informazione e conoscenza, ma i processi formativi, informativi, educativi vogliono qualcosa di più, vogliono un servizio alla persona, no? Vogliono che quelle conoscenze siano messe a servizio delle persone. Ognuno di noi vive un bisogno alla salute. Sto parlando di bisogni che la nostra Costituzione poi riconosce come diritti fondamentali della persona. L'istruzione è un diritto fondamentale della persona, quello alla salute parte da un bisogno, è un diritto costituzionalmente garantito. Che significa? Che c'è uno Stato che si impegna a garantire la piena attuazione del nostro diritto alla salute, del nostro diritto all'istruzione, del nostro diritto ad essere persone libere e dignitose. Articolo 2 e 3 della Costituzione sono i due articoli più importanti della nostra Costituzione. Nessuno di noi, e lo dobbiamo sapere, è in condizione di costruire per sé e per gli altri, per sé e con gli altri, una vita libera e dignitosa fondata sul principio dell'uguaglianza non solo formale, ma dell'uguaglianza sostanziale, che è l'uguaglianza delle opportunità, che è evitare le discriminazioni tra più forti e più deboli. Nessuno di noi può garantire questo, che è il valore dei valori, il valore irrinunciabile per ognuno di noi, senza uno Stato e senza un'amministrazione, che è il braccio operativo dello Stato. Vi è una bellezza, e poi passiamo ai, che ci fa capire della nostra Costituzione, che poi ci fa capire il valore di queste norme. Molti stati moderni si costruiscono come stati per il cittadino, no? Che vivono per servire il cittadino, per aiutarlo, per sostenerlo, per supportarlo. E sono già degli stati buoni, degni di esistere. Il nostro, quello voluto dai nostri padri costituenti, è più bello ancora, perché non è soltanto lo stato per il cittadino, ma è lo stato dei cittadini, per e dei, dei e per. Lo Stato non è un'entità astratta per la nostra Costituzione, è costituita, Costituzione, dai suoi cittadini. Quindi, come vedete, nell'idea della nostra Costituzione, la Costituzione vive, la nostra democrazia esiste, se vi è continuamente uno scambio tra cittadini, Stato e amministrazioni. Se invece si apre una separazione, una divaricazione, una distanza da una parte lo Stato e l'amministrazione, dall'altra parte i cittadini, deperisce lo Stato e deperiscono i cittadini. Perché il patto costituzionale, il patto su cui si fonda la nostra Costituzione, vive di questo scambio. Non c'è questo scambio? Andiamo ognuno per proprio conto, l'amministrazione per proprio conto, i cittadini per proprio conto. Non c'è una democrazia, è negata la Costituzione. Quindi, come capite, oggi, in questo momento, o in tanti altri momenti che vi vivrete nelle vostre aule, con i vostri insegnanti, nelle associazioni che scegliete di frequentare, no? Queste cose di cui parliamo non sono astratte, sono tremendamente concrete. Quando questo
rapporto tra Stato, amministrazione e cittadini si slabbra a quella che la Costituzione descrive come legalità democratica, cioè una legalità che è fondata sulla molteplicità dei poteri che si controllano tra di loro. C'è un potere della cittadinanza e c'è un potere dell'amministrazione. C'è un confronto, uno scambio continuo tra questi poteri. L'uno controlla l'altro. È un insieme, è una trama di valori, di diritti, di doveri, di responsabilità. È una trama che ci lega tutti. Quando questa trama si indebolisce, si infila i prepotenti, i violenti, i mafiosi, i corruttori, e lì quelli fanno festa. E la festa per venire alla vostra terra, perché mi ha sconvolto questa cosa, che sentiamo nelle voci indecenti di quei due che si parlano al telefono mentre c'è il terremoto e dicono: due faccendieri, due luridi corruttori e corrotti, e si dicono tra di loro: che terremoto, che meraviglia, qui sì che ci potremo arricchire a non finire. Prima si sono arricchiti facendo le scuole col cemento depotenziato e i ragazzi ci sono restati sotto, giusto? Poi non sono contenti, li devono ricostruire uguali, non è possibile. Cioè, si può fare, si può consentire, ma che siamo cretini? Ma che siamo gente che non capisce? Ma che siamo gente chiamata a fare lo schiavo? E non è così, non ci piace fare gli schiavi, non ci piace. Ci ritagliamo quel normale, no? Protagonismo individuale e sociale che la Costituzione ci garantisce. Sapete che c'è? No, li dobbiamo informare. Che siamo in movimento, li dobbiamo informare. Che vigiliamo sulla ricostruzione, ed è stata pazienza. Allora vedete come funziona la trasparenza. L'amministrazione deve mettere in condizioni i cittadini di controllare che i soldi che si spendono per la ricostruzione, ad esempio, vengono spesi bene. Vengono spesi e vengono spesi. Questo, per esempio, per una regione come la vostra, che ha avuto questa emergenza, tra virgolette, è un terreno molto importante, no? È una sfida molto importante, perché non è che è la stessa cosa per le comunità colpite dal terremoto, che si dà da una rapida buona, da quando rapida, che poi il tempo che ci vuole, ma non di più, ecco, che si va da una rapida e buona ricostruzione. Ragazzi, ma nelle mani di chi la dobbiamo lasciare questa partita? Di quattro scimunini? Non lo so, oppure ce la dobbiamo riprendere nelle mani tutte noi. Io questo se c'è il terremoto, oltre la mafia, faccio il comitato per il controllo. E perché? La trasparenza è questa qua. Loro ci facessero sapere, l'amministrazione, che siamo noi stessi, peraltro. E noi andiamo a vedere. Va bene? Un'amministrazione partecipata, e pertanto trasparente, io perché, è un'amministrazione che tiene conto dei cittadini, dei loro bisogni, dei loro diritti, e che rende conto ai cittadini di quello che ha fatto per corrispondere a bisogni e diritti. L'amministrazione è partecipata, ma dal punto di vista dell'amministrazione, state attenti, è un'amministrazione che nel rapporto con i cittadini tiene conto e rende conto, ma un'amministrazione partecipata, quindi trasparente, dal punto di vista dei cittadini, è un'amministrazione che ha dei cittadini che decidono partecipare. Significa fare la propria parte. Sai che c'è? C'è l'amministrazione. Vediamo che parte posso fare io. Qual è la mia parte in questa amministrazione? Se non amministrazione partecipata, non ce n'è. Qual è la mia parte? Prendo parte. Faccio la mia parte. Ragazzi,
diritti, poteri, doveri, responsabilità. Pigliamoci uno straccio di responsabilità se vogliamo un'estensione dei diritti.